Molto semplice, scala maggiore. Qualsiasi l'appartenenza alla tonalità essa sia. L'armonizziamo ovviamente per terze, per arrivare alla costruzione di accordi, triadi, qualsiasi cosa essa sia. Il nostro obiettivo ovviamente. Ma possiamo armonizzare questa scala, quindi per non arrivare a un discorso di prodotto finale in termini di chords o triadi o qualsiasi cosa noi vogliamo, ma in termini di proprio di armonizzazione di canti, di temi, di qualsiasi cosa, melodie, per cui per quarte, per quinte, per seste, per settime, per none, per tredicesime, per qualsiasi cosa noi desideriamo. Orchestrazione di temi, no? In termini quindi di orchestra, con delle regole fondamentali. Allora, primo discorso, è chiaro che ad esempio, siccome abbiamo in mano una chitarra e non dobbiamo fare chissà quali tipi di ragionamenti, cominciamo a fare dei ragionamenti per capire come a livello meccanico ci dobbiamo spostare sul manico. Uno, è chiaro che ad esempio, se io faccio la scala maggiore e lo faccio per terze, il primo step sarà quello di farlo per quarte. Quarta eccedente, e questo lo sappiamo. Chiaro. Quinta. Flat. È vero, no? Sharp and flat. Per cui noi abbiamo il settimo grado che è ovviamente bemolle. La quinta, mi sto riferendo, di appartenenza al settimo grado che sarà bemolle. Infatti noi abbiamo il semi diminuito sempre, no? Dopodiché potremmo avere ad esempio il sesto grado per armonizzazione. Questo perché l'abbiamo visto, mi sembra, la settimana scorsa, ad esempio l'ho visto io con alcuni miei. Cosa sono questi? Sono intervalli di sesta riferita a una scala in termini di armonizzazione. Spero di spiegarmi abbastanza chiaramente. E da dove noi otteniamo questo disegno piuttosto chiaro? Partiamo ad esempio da una scala di Do su questo frangente, in questo settore, pardon, del manico. Ovviamente l'intervallo di sesta dalla nota di Do sarà ovviamente di La, è la sua sesta major. Subito il secondo grado sarà il Re, la sua sesta relativa è quella di un Si, sempre major. Mi, Do, minor. Per cui vedo subito che ho questo intervallarsi di major, major e minor six. Se io mi sposto, ad esempio, su una misolidia di G, che è una relativa misolidia della tonalità di Do, cambierà, perché ok, adesso ti faccio questo ragionamento. Misolidia, intervallo sol mi, dico delle note ma perché me le vado a cercare, ma nemmeno le penso in realtà, no, quando suono. La, fa diesis, si, sol, ma la tipologia di intervalli di seste non cambia. Cioè, se vado a suonare su un dominant, questo è chiaro? Ok? Per cui io che cosa farò? Farò questo continuo del dire. Scusami, Do. Sesta major, sesta major, sesta minor, sesta major, sesta major, sesta minor e sesta minor. E questo disegno, come per le terze, come per le quarte, come per le quinte, lo ripeterai anche per le seste. E vedi che è una tipologia di design che noi abbiamo sempre riportato, sempre, nelle armonizzazioni, nei licks del blues.
in qualsiasi cosa tu fai, no? Ecco perché funziona ed è facile, soprattutto in quel tipo di contesto.